Domenica, quarta domenica del tempo di Quaresima, domenica letare, siamo chiamati alla gioia, chiamati ad alzare il capo e vedere quanto siamo in realtà conosciuti, amati. Qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è il Figlio. La gioia di Dio è il Figlio ed è espresso nell'amore attraverso lo Spirito Santo a noi. E allora oggi il Signore ci chiede proprio di, attraverso questi figli di cui parla il Vangelo nella parabola del figliol prodigo, di essere figli di un Padre che si compiace. Che si compiace di donare la sua misericordia e il suo amore. Oggi il Vangelo ci chiede: che figlio vuoi essere? Perché il cuore di questo Vangelo è liberarci da tutto ciò che ci intristisce, tutto ciò che non ci permette di vedere Dio, di vedere il Padre e di godere di Lui. La parabola parla di due figli e nessuno dei due è contento. Nessuno dei due di questi figli è contento di questo Padre, è contento della vita che sta conducendo. Questi due figli sopravvivono, non vivono la vita. E allora a noi oggi è chiesto: ma io a quale figlio assomiglio? C'è anche un terzo figlio, che è il figlio prediletto, l'amato. Perché il Vangelo ci dice: ma liberati da tutto ciò che ti intristisce, libera da tutto ciò che è superfluo, liberati da tutte le tue idee false su Dio e sulla paternità di Dio. Liberati da tutti i tuoi idoli che non ti permettono di vedere l'unico necessario che è il Padre. Perché? Perché tutto questo ti porterà alla gioia e alla comunione piena con Lui. Questa è la strada. Questa è la strada. Il figlio minore vuole l'eredità, vuole che quello che apparentemente secondo lui è necessario per la vita, vuole in questo modo fare della propria eredità la libertà. Ma la libertà non consiste in fare quello che si vuole perché si ha un'eredità. La vera libertà sta nel dono di sé. E quindi il primo figlio, quando torna, chiede di essere trattato come un servo. Il secondo è sempre stato a casa sentendosi un servo. Nessuno dei due si sente figlio. Nessuno dei due. Io come mi sento davanti a Dio? Schiavo, servo, un figlio di nessuno, o invece l'amato, una persona che gratuitamente ha ricevuto. Com'è importante capire il rapporto che abbiamo con Dio, perché Dio è sempre al suo posto. Dio è sempre lì che ci attende con misericordia. Dio è un Padre che sa aspettare per usarci misericordia. Dio è un Padre che ha perso il suo tempo nel Figlio Gesù per usarci misericordia.
Dio è un padre che sa raccogliere le lacrime, come diceva un sacerdote. Sa raccogliere tutte le nostre lacrime. Sa raccogliere tutti i nostri dubbi. E aspetta. Niente rende più libero questo padre della sua misericordia. Che bello. Dio ha pazienza, mi aspetta, per usarmi misericordia. E cosa attende anche questo Padre? Attende che noi riconosciamo la nostra vulnerabilità. Questo Padre attende che la storia, le situazioni, il rientrare in noi stessi, le cadute ci portino un giorno o l'altro a riconoscere la nostra debolezza e che invece di buttarci via facciamo ritorno a Lui. La chiave di svolta di questo Vangelo è proprio il riconoscimento della propria vulnerabilità. Conto meno di una mandria di porci. I porci valgono più di me. Ecco, finché non abbiamo il riconoscimento che non valiamo niente, che non siamo niente, allora non ritorniamo, perché noi siamo orgogliosi e non vogliamo riconoscere che dipendiamo dall'amore. La vulnerabilità che ci fa rendere capaci di chiedere: riprendimi a casa, portami a casa. Tutti i due figli non hanno accettato la propria debolezza e si sono sottratti allo sguardo del padre. Uno se n'è andato, l'altro è rimasto, ma non ha mai guardato in faccia il volto del padre. Non si è mai reso conto che tutto quello che era del padre era suo. Proviamo a pensare alle nostre famiglie, alle nostre comunità, dove stiamo insieme e ci sentiamo nello stesso tempo estranei. Non ci si guarda in faccia, non si parla, non si vede il bisogno dell'altro. Uno stesso tetto, quattro mura, ma non ci parliamo. È la situazione più difficile, più povera, più triste. E tutto questo dipende dal cuore, perché nessuno fa il primo passo. E l'altra caratteristica di questo padre è proprio questo andare incontro. Va incontro al primo figlio e va incontro anche al secondo figlio. Esce di casa e lo invita in casa. Dio ci viene sempre incontro, anche nell'Eucaristia è Lui che si propone. Quindi oggi siamo chiamati alla felicità dell'incontro, e l'opposto della felicità non è la tristezza, ma è il cuore di pietra. Un cuore che non è capace di lasciarsi ammorbidire, addolcire, né dalla bontà, né dal sorriso, né dalle lacrime del Padre. Una corazza che non permette l'apertura di nessuna breccia. Questa è la più grande disgrazia che ci può accadere. Quindi cerchiamo davvero oggi di riconoscerci in uno di questi figli, non tanto per dire: ma come sono disgraziato, ma per dire: forse è il momento per me del ritorno. Forse non avevo capito chi era mio padre. Forse non avevo capito che cos'era avere la fede in Gesù Cristo. Ora che lo comprendo, voglio tornare all'amore. Il Signore ci conceda questa grazia oggi di una docilità del cuore che ci fa ritornare a casa.